siamo arrivati a analizzare, a comprendere un po' meglio l'aspetto legato al tema del conto economico di previsione e alle riflessioni su quanto riguarda la parte più di identificazione in termini di fasi implica una riflessione in cui una volta che uno ha compreso e messo, diciamo, in chiara luce quello che rappresenta questa parte, dovrebbe iniziare a valutare l'impatto in termini di quello che rappresentano gli investimenti. Allora, gli investimenti sono di una duplice natura. Un investimento è quello relativo alle immobilizzazioni, e quindi di per sé le immobilizzazioni rappresentano un elemento su cui costruire questo tipo di investimento. Una seconda categoria di investimento è invece quello in capitale circolante. Cos'è il capitale circolante? Sono i crediti verso i clienti, i debiti verso i fornitori e le rimanenze. Allora, che cosa accade? Accade che in realtà questi ricavi, è vero che sono comunque qualcosa che è arrivato perché io ho fatto la fattura, però tra fare la fattura ed essere pagato a volte passano 2 anni. Di solito, diciamo, si cerca di stimarlo nell'ottica di 90 giorni, no? Per dire, cioè, però che cosa implica? Implica fondamentalmente una cosa che se io parto da una identificazione di alcuni aspetti che sono i ricavi, posso allora iniziare a immaginare un investimento che è l'investimento in attesa che i clienti mi paghino. Come faccio a fare questo? Devo considerare sostanzialmente Devo considerare sostanzialmente che i miei ricavi seguono sostanzialmente un certo tipo di flusso di incasso. Per cui se noi mettiamo al 31-12 la nostra asticella per capire che cosa è prima e che cosa dopo il 31-12, allora dove si assume il 31-12 perché è la data in cui fondamentalmente si registrano tutte le attività e tutte le passività nell'ambito dello stato patrimoniale. Allora, che cosa accade? Accade che tutto ciò che io ho in qualche modo emesso come fattura, non so, all'inizio del mese, quindi al 30 di novembre, se in realtà l'incasso dopo 90 giorni, e quindi avrò qui, no, il 31 gennaio e il 28 febbraio, immaginiamo a mese, fondamentalmente quello che io ho emesso come fattura, diciamo prima del 31-12, graviterà dopo 90 giorni e sarà incassato successivamente. Allora, questa cosa qua porta a dire che c'è una necessità che noi dobbiamo in qualche modo iniziare a comprendere tra quelli che sono la generazione dei ricavi e la generazione dei crediti verso i clienti. La cosa è di un certo impatto perché? Perché se il cliente non mi paga vuol dire che io devo andare in banca a chiedere i soldi. Questo è il problema. Perché nel frattempo comunque il prodotto l'ho venduto, però, allora, la cosa non si porrà sicuramente, no, nel locale, perché il locale, però se io invece, perché il locale incasso subito, quindi non si pone come problema di stima, se però devo andare a guardare, non so, già la vendita di un prodotto a un'impresa e quindi quell'impresa mi paga dopo 90 giorni o dopo
No, se lo Stato, immaginiamo che io vendo una cosa, sono 180 giorni, allora il problema è che io intanto l'ho fatta, ho sostenuto i costi e poi però ho tutto un problema di ritorno in relazione a questo. Allora, la stima in realtà è una stima abbastanza facile. Vi faccio un esempio. Se io ho i ricavi, vuol dire sostanzialmente che in qualche modo questi ricavi in realtà si devono trasformare in crediti. Allora si va a prendere quanto sono i ricavi giornalieri e quindi si dice sostanzialmente che se io prendo i ricavi e li voglio trasformare in qualcosa che sono comunque dei crediti, probabilmente questi considerati rispetto a quanto vale ogni singolo giorno l'entità di questi ricavi che ho stimato, se io dico per 90 giorni è la mia durata dei crediti, allora ho stimato quello che rappresenta l'entità di questa partita che si chiama crediti verso clienti. Se faccio la stessa cosa sulle scorte, chiaramente non considerando l'IVA e partendo dai costi, se faccio la stessa cosa sui fornitori partendo dagli acquisti, ho iniziato a stimare una cosa che si chiama capitale circolante, su cui vorrei evitare di entrare adesso come tipo di concetto, e che in realtà però che cos'è? È un'altra parte importante del mio investimento, cioè è una parte che in realtà nel momento in cui parto col mio business dovrò in qualche modo mettere dei soldi che fondamentalmente sono orientati a far che cosa? Sono orientati a sostenere un investimento in crediti, sostenere un investimento in rimanenze e beneficiare del fatto che una parte dei miei acquisti sono sostanzialmente, mi faccio finanziare dai fornitori perché anche a quelli chiederò una certa dilazione di pagamento. Questo genererà una voce che si chiama capitale circolante, cioè una cosa che appunto circola, gira, come girano gli incassi dei crediti e l'emissione di nuove fatture e quant'altro, e che fondamentalmente però rappresenta un'entità di investimento che io devo stare lì a valutare, perché farà parte del mio fabbisogno finanziario. Vi faccio un esempio: è nel momento in cui comunque io ho l'idea che devo aprire il mio negozio, no? Oppure lo sviluppo della mia attività in termini di un ristorante, piuttosto che avere comunque quello che può rappresentare la vendita di un prodotto, che cosa mi accade? Mi accade che magari posso anche dire incasso tutto subito e pago tutto subito. Ciò non toglie che solo la generazione di quello che rappresentano i primi momenti per avere le scorte, perché dovrò avere le bottiglie, no? Dovrò avere, che ne so, la prima merce da vendere, dovrò avere tutta una serie di cose. Questo comporterà fondamentalmente un investimento che non è la macchina, il bene, il costo pluriennale, la scaffalatura, ma è fondamentalmente capitale circolante. Queste due cose sommate mi generano il fabbisogno finanziario. Allora, il mio fabbisogno finanziario all'inizio di un business, e quindi alla data 1, alla data 0, cioè quello di cui ho bisogno per fondamentalmente andare a coprire, in realtà non è questo. È normalmente collegato a quanto alla fine dell'anno dovrò coprire in termini di capitale circolante, quanto dovrò coprire di immobilizzazioni, quanto dovrò coprire di perdite nel primo anno, nella misura in cui non riesco a generare ricavi sufficienti. Questo
a una banca, a un investitore privato, a una persona in relazione a questo tipo, mi chiedo in relazione a quello che rappresenta appunto il fabbisogno finanziario. Questo fabbisogno finanziario nasce da investimenti in capitale fisso, investimenti in capitale circolante, copertura di perdite. Queste tre voci mi danno l'entità che io devo fondamentalmente stimare e con cui a un certo punto vado da un investitore e gli chiedo: ho bisogno di 500.000 euro, ho bisogno di 30.000 euro, ho bisogno di 1 milione o quello che è, non lo so, cioè dipenderà dal tipo di. Capisco che questa cosa è tecnicamente complicata e quindi potrebbe non essere, però più che la costruzione operativa seguiamo un po' la logica, cioè nella misura in cui io ho fatto e stimato bene gli elementi qualitativi e sono arrivato a dare una determinazione quantitativa di questa parte, ho già fatto l'80% del lavoro che serve per la realizzazione di un business plan. Le altre sono delle ipotesi che tecnicamente ve le fa qualsiasi persona che ha studiato economia e quindi diciamo un po' più semplice da trovare perché non va a stimare quanto è il prezzo della spirulina, del costo di realizzazione, va a stimare una cosa che fondamentalmente è il tasso di interesse, va a stimare i crediti, va a stimare, cioè, quindi molto molto più semplice, su cui fondamentalmente però una volta che l'80% di ipotesi io le ho messe a fuoco qui dentro, il resto si tratta di stimare gli investimenti sono investimenti in capitale fisso, investimenti in capitale circolante, quindi crediti, debiti e scorte, copertura delle perdite quando si generano. Queste tre voci determinano il fabbisogno finanziario e determinano la necessità di capire questo fabbisogno finanziario io come lo copro. Se questo lo copro con ricorso alle banche genera interessi passivi. Se lo copro con equity, cioè con capitale proprio, no. Questo non vuol dire che il capitale proprio non costa. Vuol dire semplicemente che però fondamentalmente l'attesa che l'investitore ha quando mette i soldi nell'ambito di capitale proprio è quello di un investimento più lungo periodo che porterà alla sua soddisfazione quando la realtà genererà degli utili e che quindi lui avrà la possibilità di portarseli a casa, mentre la banca comunque immediatamente inizierà a chiedere interessi passivi. Allora, una volta stimata l'entità del fabbisogno, 1 milione, uno dice quanto c'ho io? 200.000 euro. Allora 800.000 euro devo capire chi me li finanzia. Se queste sono le banche o sono, non so, finanziamenti pubblici o quello che è, dipende da 300 variabili, generano ulteriori a volte dei costi, delle altre cose che devo considerare. Se io non so esattamente come coprire il milione di euro, perché dico è tanto, allora devo riguardare le mie ipotesi e capire se effettivamente diminuendo quelli che possono essere gli impieghi, o cercando una situazione diversa. Non è detto che io compri tutti i macchinari possibili, a volte posso far fare delle operazioni in conto terzi, no? Lavorazioni in conto terzi, e quindi magari riduco questa parte qui di investimento perché quella parte lì terziarizzo e la faccio fare a qualcun altro. E quindi riduco l'entità degli investimenti e questo porta ad avere una diminuzione degli impieghi. E quindi magari anziché 1 milione sarà 700. Allora 700, ne ho 200, 500 riesco, in qualche modo è un po' un modo per riuscire a capire come maneggiare anche la parte più legata all'aspetto più economico-finanziario. Ci siamo? Sì, i leasing dove si inseriscono? I leasing si inseriscono in realtà nei costi, cioè allora i leasing si inseriscono nei costi e nei conti d'ordine, cioè non rientrano nelle immobilizzazioni perché io fondamentalmente non ne sono proprietario. Allora, il leasing è un costo di noleggio che fondamentalmente
mi rientra nei costi che io pago nell'anno. Poi, siccome devo capire, e per la contabilità complessiva, devo capire quante sono le attività che utilizzo, in realtà normalmente devo riportare, se siamo in una società che ha una contabilità concordinaria, quindi un SRL di questo tipo, ho la necessità di dover riportare nei conti d'ordine, che vuol dire una parte, diciamo, che evidenzia questi, una parte separata che non è il patrimonio dell'azienda, l'entità dei leasing accesi. Quindi però finiscono nei costi, perché sono fondamentalmente non ha... Il tema è: se io non ho la capacità di acquistare e faccio il leasing, probabilmente mi si riduce questa parte qui, magari mi aumenta un po', perché il costo del leasing sarà più alto dell'ammortamento legato a quel tipo di bene, però fondamentalmente riesco a ridurre l'entità generale dell'investimento e quindi a rientrare un po' prima. Ci siamo? Ok. Allora, come dire, adesso quando si fa una riflessione, e qui arriviamo un po' a una parte, siamo passati dall'idea ieri e la parte quantitativa oggi, cioè la parte quantitativa è molto collegata a quello che rappresenta la struttura generale del mio modello di business, e probabilmente una volta che quella paginetta, come dicevamo ieri, io l'ho compilata, allora quella paginetta ha tutti gli elementi per essere trasformata in questa. E questa parte qui è l'80% del lavoro che fondamentalmente devo fare per costruire anche la parte quantitativa, perché tutto il resto, fabbisogno eccetera eccetera, sono degli aspetti in cui in qualche modo in mezza giornata una persona un po', diciamo, che ha una capacità riesce a farlo, no? Mentre stimare immobilizzazioni, stimare le vendite, stimare è decisamente molto più complicato e richiede soprattutto chi il business l'ha pensato, perché essendo una cosa innovativa è quella persona che è un tecnico, è uno che non fa conti, però fondamentalmente è lui che c'ha in testa la sensibilità del mercato, perché fondamentalmente lo inizia a vedere in relazione a... Ok? Ci sono domande, perché se la parte finale di oggi è più orientata su quello che era il titolo originario e anche gli strumenti, se vogliamo, quindi valorizzazione della ricerca e strumenti per quello che può rappresentare la copertura di questo fabbisogno. Ok? Quindi se ci sono domande su questa parte, le vediamo adesso, se non ci sono andiamo avanti su altre. Ok? Allora, io qui... Andrei in chiave un po' così, cioè a salti in relazione su certi aspetti e poi magari proviamo a cogliere anche lì delle osservazioni e dei vostri desideri di approfondimento. Dove sta? Vabbè. Questo è il tasso di imprenditorialità in Italia dal 2001 ad oggi, vuol dire le imprese nate, neonate. Dal 2001 al 2014 abbiamo avuto, diciamo, un grande picco, quando c'è quasi il 9% di imprese neonate, quando c'era il discorso della new economy, no? Le nuove imprese internet, no? Bolla del 2001. Poi c'è stato tutto un periodo di sostanziale anche
depressione della natalità complessiva, oggi si sta riprendendo un po' questa sotto forma di iniezioni. L'imprenditorialità è un elemento importante per un'economia, il fatto che nascano nuove imprese è assunto come elemento fondamentale per la capacità comunque di generare ricchezza per un paese. Se voi pensate a quello che è cambiato a Berlino in 20 anni, Berlino 20 anni fa era divisa dal muro, no? Poi a un certo punto hanno fatto l'unificazione e le persone a Berlino si dividevano tra artisti e disoccupati, quindi cioè, voi capite che il livello era veramente pesante di disoccupazione e di attività complessiva. Se voi andate a guardare oggi, Berlino è la capitale delle start-up. Quindi queste persone, artisti disoccupati, oggi sono persone che a un certo punto hanno iniziato a dire creiamo nuove iniziative, facciamo nuove imprese, apriamo, che ne so, delle cose nuove, facciamo... Se anche solo mettiamo quanto sta correndo la Germania rispetto a quanto sta indietro l'Italia, probabilmente capiamo quanto è importante l'imprenditorialità nello sviluppo complessivo dell'economia di un paese. Allora, noi su questo però ci sono delle iniezioni, oggi c'è molta più enfasi sullo sviluppo imprenditoriale rispetto a prima, forse non è che la cultura del posto fisso in qualche modo non ci sia più, è che non ci sono più i posti fissi e quindi a un certo punto uno dice forse mi devo inventare delle altre cose per fare, no, dello sviluppo e nuova imprenditorialità. In questa nuova imprenditorialità esiste una curva di vita che comunque dobbiamo considerare. La curva di vita è normalmente basata su 4 fasi, noi ne guardiamo solo la prima e guardiamo un po' gli strumenti anche di finanza per cogliere la prima fase, cioè il finanziamento e la business idea di uno startup. La seconda fase è quando ormai l'azienda inizia ad essere ben definita, che cosa accade? Che c'è separazione tra proprietà e management, però stiamo parlando di una realtà dove ha ben superato l'attività dell'IE. Per arrivare a una maturità in cui magari, come la Moleskine di ieri, arriva a quotarsi, per poi arrivare a idee successive di successione. Qui quello che stiamo dicendo è lavoriamo intanto sulla prima parte, sul finanziamento della business idea che c'è all'inizio. In questa fase che cosa possiamo dire? Abbiamo già detto molte cose sul business plan, non le stiamo a riprendere. Andiamo a vedere un po' i diversi significati comunque che si sviluppano intorno alla situazione complessiva e vediamo che mentre in certe aree del mondo le start-up si sviluppano con una certa velocità, da noi fanno molta fatica. Tra le diverse cose c'è anche un quadro regolamentare che non è proprio granché attraente per gli investimenti. Ci sono probabilmente tutta una serie di aspetti. Questo che cosa comporta? Comporta fondamentalmente una situazione in cui comunque si ha bisogno di qualche iniezione. Da qualche anno qualche iniezione c'è e sono state fatte appunto l'idea, uno orientata alle start-up innovative e l'altro anche alle spin-off accademiche. Sono anni che comunque l'Agenzia Regionale di Tecnologia e Innovazione e le Università della Puglia lavorano per lo sviluppo comunque di trasferimento tecnologico e capacità di riuscire a trasformare ricerca in attività imprenditoriale. I risultati appunto non sempre sono stati molto interessanti in termini di nascita di queste nuove iniziative, poi diventa difficile, ce lo siamo detti. Le start-up innovative fondamentalmente, se andiamo a guardare complessivamente le aziende e le start-up registrate a novembre 2013, sono comunque intese come start-up innovative sulla base di che cosa? Cioè sono sulla base di quello che normalmente il decreto sviluppo ha portato a dire: costruiamo delle start-up
che hanno delle caratteristiche particolari e anche qualche incentivo fiscale che le può portare ad avere. Le start-up registrate che risultano sostanzialmente diciamo negli ultimi anni su questa base sono diventate 551 nel 2013, un totale di 1365, dove abbiamo un buon 60% al nord e un 40% un po' diviso tra centro e sud. Distribuzione settoriale, servizi è la parte più importante, quindi servizi oggi è la cosa che gira di più, industria artigianato d'accordo, però fondamentalmente in realtà turismo, agricoltura e commercio solo recentemente rientrano in questo tipo di ambito, turismo dal 2015 e invece sull'agricoltura solo recentemente si è iniziato a lavorare nell'ottica di dire che anche la parte dell'agricoltura è una parte di innovazione, sono nati anche lì dei bandi pubblici, hanno sviluppato delle altre attività. Su queste attività diciamo che la natura giuridica di questo campione, questa popolazione, non è un campione, una popolazione di start-up registrate presso il registro delle start-up innovative è fondamentalmente di 1148 società a responsabilità limitata. 82 hanno un unico socio, 69 sono quelle che hanno la natura semplificata. Voi sapete cosa vuol dire la natura semplificata? Vuol dire che fondamentalmente non è un unico socio, vuol dire con un euro la costituisco, però fondamentalmente ha una qualche tipo di struttura legata a diciamo di avere un il notaio non mi carica le spese notarili, quindi ho delle agevolazioni nella fase di costituzione, non ne ho granché nelle attività comunque operative, quindi poi alla fine è interessante perché non è SRL, ma poi alla fine devo avere le stesse obbligazioni di tipiche di una SRL in termini di documenti da preparare, quindi comunque diciamo come vedete poi alla fine la scelta di molti è stata quella di faccio SRL e va bene così. Società per azioni, non so come mai, società cooperative interessante e magari anche potrebbe essere in crescita, però fondamentalmente vedete come la natura tipica delle start-up è capitale, perché l'idea è che qualcun altro ci mette capitale, il capitale si valorizza, il capitale è quello che comanda per certi versi e quindi vuoi o non vuoi questo fa parte. Si tratta di realtà dove nella gran parte dei casi sono comunque neonate o piccole, ci sono alcune che sono registrate in questo registro che magari nascono anche da spin-off varie, cose che a volte hanno dimensioni che un po' più grandi, ecco. Però fondamentalmente vedete che sono aziende da sotto 100.000 euro in molti casi di fatturato. Gli strumenti pubblici, ce ne sono stati tanti, ce ne sono ancora tanti, Horizon va in questa direzione, quindi sicuramente c'è una parte di ricerca, tutti i vari lab complessivi sulle start-up, cioè ci sono 300 bandi, cioè si fa fatica a star dietro a tutti i bandi che ci stanno oggi di facilitazione delle iniziative. E in generale di questi strumenti pubblici ci sono anche quelli un po' più anzianotti che fondamentalmente riguardano anche l'imprenditorialità femminile, l'imprenditoria giovanile e altre cose che fondamentalmente esistono. Interessante il decreto crescita che fondamentalmente ha portato a costruire queste start-up innovative che sono società di capitali non quotate con la sede in Italia, costituite da non più di 48 mesi, con un business esclusivo prevalente basato sull'innovazione tecnologica. In realtà questo tema di innovazione tecnologica si sta molto stemperando ed è positivo questo, perché l'innovazione non è solo tecnologica, e quindi non è necessariamente un'innovazione che nasce in qualche laboratorio di università, ma può anche essere poi sviluppata su modalità anche di tipo commerciale e quant'altro. È chiaro che per essere una startup innovativa fondamentalmente una qualche natura di innovazione tra virgolette tecnologica ci deve essere,
però dal 2015, dal 1 gennaio, rientrano in queste anche start-up legate al turismo, dove il turismo sarà destinatario di buoni, diciamo, vie di crescita, e chiaramente anche lì il tema non è il turismo, ristrutturo l'agriturismo, ma è faccio il, non so, dei servizi a valore aggiunto di tipo ICT, quindi col web, con quello, con quell'altro, legate al turismo. Ecco, l'altra caratteristica in termini di requisiti è il fatto che queste devono avere almeno il 15%, uno alternativamente, uno dei seguenti criteri: il 15% delle spese in ricerca e sviluppo, quindi devono investire in innovazione, oppure devono avere un team composto per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca, oppure devono avere comunque dei brevetti. Questi tre requisiti sono requisiti importanti per qualificarsi all'interno di queste startup, che hanno ad esempio dei comunque finanziamenti, quindi caratteristiche di accesso al credito un po' migliori o a condizioni agevolate, e hanno trattamenti fiscali ad esempio delle persone migliori, e quindi di per sé, se uno riesce a rientrare dentro, può essere anche una buona idea comunque avviarsi verso l'idea di essere una di queste startup innovative. Dicevo, le semplificazioni che hanno sono l'esenzione totale degli oneri di costituzione e registrazione, la disapplicazione delle regole sulle società di comodo, il differimento, quindi non sono considerate società di comodo, che è un aspetto di tipo fiscale, differimento degli obblighi di ricapitalizzazione, cioè se nell'arco dell'anno vanno ben sotto il capitale sociale, non sono obbligati nell'arco dell'anno successivo a doverlo ricapitalizzare, mentre le società di capitale normalmente sono quelle che, se io perdo il capitale, 20.000 euro, 10.000 euro, immediatamente li devo rimettere dentro. E hanno una procedura liquidatoria semplificata, cioè si immagina che possano nascere e morire, che quindi, insomma, non facciamoci questo grande, no, cruccio, nella misura in cui le cose tendono poi a crescere. Hanno poi una disciplina di lavoro un po', diciamo, migliore, ma se io penso al Jobs Act, se dovesse mai andare, forse questo è a vantaggio abbastanza di tutte le aziende che inseriranno persone con contratti a tutela crescente. Quindi poi chiamarlo vantaggio o svantaggio, non vorrei entrare oggi nel che cos'è. Hanno un credito d'imposta, hanno agevolazioni, appunto, incentivi fiscali e l'accesso a un fondo di garanzia per le PMI. Quindi, riassumendo, dal 2012, con il decreto crescita, in realtà c'è stato anche un favor legislativo molto chiaro nei confronti delle start-up. Qui non è semplicemente un tasso che cresce anche solo per, ma oggi si parla tanto di iniziative, di start-up, di desiderio di fare nuove imprese, anche perché quello è un elemento centrale ai fini di una politica europea, Legacy Horizon 2020. Quindi la politica europea complessiva stimola lo sviluppo imprenditoriale, perché ritiene che l'imprenditorialità e lo sviluppo di nuove aziende sia un elemento centrale per la competitività di un paese. Nell'ambito di questo, oltre a una deriva europea, esiste una serie di derive regionali con tanti bandi che portano avanti iniziative, sviluppo e sostengono l'imprenditorialità, ed esiste anche un favor legislativo che purtroppo siamo in Italia, quindi comunque complicato, ecco. Cioè, non fosse una Silicon Valley, sarebbe molto più semplice aprire e chiudere l'azienda. Qui siamo nell'ottica di una cosa in cui esiste tutta una serie di aspetti, però poi alla fine sono 1300 imprese in Italia. Magari potrebbero essere di più, e questo perché no. Sono domande? Andiamo, cioè, un po' recuperavo alcuni aspetti legati ai diversi sistemi. La cosa che ci siamo detti è: va bene, ma se questo è il tema del perché è importante, perché stanno crescendo, e dall'altro lato qual è l'elemento, appunto, nella fase 1, lo sviluppo dell'impresa, un elemento critico è il finanziamento. Allora, in primo luogo io devo capire il mio fabbisogno finanziario.
Se non ho capito non riesco neanche a chiedere. Quindi se non ho capito non riesco neanche a chiedere, quindi devo avere comunque una struttura orientata a questa parte qui. Ciò che a un certo punto devo valutare è che cosa posso fare come strumenti di finanziamento. Allora, la cosa che evidentemente porta spesso, no, le aziende, start-up, a dover fare è dover andare sull'indebitamento bancario a breve termine, che però non è la soluzione più conveniente, non è quella più confacente allo sviluppo di un'impresa, perché vado in banca e chiedo sostanzialmente che cosa? Ma chiedo comunque di avere un qualche sostegno ai miei crediti. Oggi ho tantissimi vincoli, mi chiedono garanzie, mi impegno personalmente, però fondamentalmente, diciamo, questo rappresenta ancora un elemento da valutare. Allora devo capire quanta parte del mio fabbisogno è in qualche modo comunque assorbibile attraverso strumenti bancari classici. Se torniamo indietro a quello che abbiamo detto prima della pausa o immediatamente prima di queste slide, c'era il discorso in cui abbiamo detto che il fabbisogno finanziario è legato a investimenti in capitale fisso, investimenti in capitale circolante e poi perdite. L'indebitamento bancario può coprire uno di questi tre, cioè il fatto che la parte del circolante, cioè i crediti, no, i debiti, in qualche modo possa essere assorbito da un fido che in qualche modo, magari anche sulla base di qualche condizione che mi viene sviluppata attraverso questi fondi di garanzia per le PMI, nella misura in cui accedo all'essere una startup innovativa, riesco in qualche modo a utilizzarlo e ottenerlo come base. Quindi questo è un elemento da considerare rispetto al. È chiaro che l'indebitamento bancario non è la cosa ideale. Non è la cosa ideale perché fondamentalmente non è orientato allo sviluppo di lungo periodo. Cioè, in più l'indebitamento bancario difficilmente va lì a toccare il tema di quello che rappresenta l'aspetto complessivo dell'investimento in capitale fisso. Cioè non mi danno i soldi per investirli nella scaffalatura, investirli nella realizzazione del e quant'altro. Quindi questa cosa qua, no, è un po' un problema. Qual è il problema complessivo? Che fondamentalmente noi abbiamo due modi per finanziare la fase 1. Uno è la banca e l'altro è l'imprenditore. Con i propri soldi o attraverso intermediari specializzati che fanno questo tipo di attività. E quindi fondamentalmente, diciamo, capitale di rischio nella fase 1, cioè la startup, tende ad essere quella che è la misura prevalente di copertura di quello che è il fabbisogno finanziario, perché le banche non danno tanto credito e quindi, ad eccezione di qualche soldo che mi arriva, a volte di natura pubblica, a volte legato ad aspetti legati alle banche per l'aspetto che diciamo prima di copertura e sconto dei propri crediti, quindi capacità di portare a fattura e ottenere comunque un certo tipo di credibilità dal punto di vista del sistema bancario, per il resto è prevalentemente legato a una struttura e misura molto più vicina appunto al capitale di rischio, dove il concetto di rischio credo sia molto chiaro, cioè metto i miei soldi e li rischio, cioè potrei perderli tutti, potrei però avere, come di solito c'è quando c'è rischio, anche alto rendimento, e quindi rischio implica anche l'idea che possa esserci comunque una scommessa importante che, se vinta, porta a dei risultati anche, diciamo, molto positivi e superiori a quelli che a volte ci si aspettano. Ci sono, nell'analisi delle fonti finanziarie, due considerazioni che noi dobbiamo fare. Uno è l'approccio soggettivo e l'altro è l'approccio tecnico. Nell'approccio soggettivo è chi è che ci porta i soldi. E ce li porta sostanzialmente l'imprenditore, la famiglia dell'imprenditore, gli amici dell'imprenditore, cioè siamo là, no? Se il tema è
Oppure, nella misura in cui l'azienda inizia a generare redditività, è la stessa azienda che genera i suoi soldi. E quindi non è più l'imprenditore che ogni anno ce li mette, ma ce li ha messi all'inizio e poi è l'azienda che genera autofinanziamento. Le fonti esterne invece sono quelle legate al finanziamento che i fornitori mi fanno implicitamente quando mi dicono ti pagami a 60 giorni e all'indebitamento bancario. Okay? Questo è l'approccio soggettivo e evidentemente poi esistono fonti un po' miste, però mi sembra un po'... Nell'approccio tecnico dobbiamo considerare il fatto che il capitale proprio è comunque legato al finanziamento illimitato nel tempo di rischio, non prevede garanzie, perché chiaramente io sto già mettendo tutto il capitale, che garanzie volete, e una remunerazione che è in base all'andamento dell'impresa. L'impresa guadagna, è sacrosanto che chi ha messo e in qualche modo ha investito si porti a casa un risultato attraverso questi utili, e quindi il rendimento è questo. E per certi versi c'è un elemento da considerare in termini anche un po' tecnici, che normalmente all'imprenditore che mette capitale di rischio viene assegnato anche questo diritto barra dovere di gestire l'impresa, cioè siccome lui ci ha messo i soldi vuole vederci dentro, e quindi non può essere solo un investitore con la banca che mette delle cose. E quindi questo è un aspetto, secondo me, che in qualche modo porta anche alla necessità di guardare bene alle modalità di ingresso di persone quando si valuta la prima parte, appunto, di sviluppo delle proprie attività con l'ingresso di capitale proprio. Il capitale di debito lo sappiamo, la remunerazione prevista, l'interesse, finanziamento su base con durate contrattuali, rimborso a scadenza, chiede garanzie ed è previsto per il detentore un diritto di remunerazione ma non di gestione dell'impresa, cioè lui comunque quella remunerazione contrattualmente definita e quindi vorrà avere il pagamento dei suoi interessi, però non è che entrerà nel merito della gestione dell'impresa. Ci siamo? Domande? Ok. Quindi, sviluppo dell'impresa, calcolo del fabbisogno finanziario, come lo copro? Si dice debt, equity, mezzi di terzi, no? Quindi fonti esterne, mezzi propri, equity, capitale proprio. Okay? La parte di debito è quella che mi genera interessi, la parte di equity non mi genera interessi, ma c'è un implicito diritto, una remunerazione quando ci sono gli utili. Ok? Sì, diciamo sempre nell'ambito del... nostra riflessione, si salta un po' anche dietro su queste slide, il definito un po' quello che rappresenta le diverse fonti, in realtà ci sono tutta una serie di diciamo attività che sono state svolte, si svolgono e spesso hanno portato a attività di supporto a quelle che sono le nuove iniziative imprenditoriali. Allora, di questi, intende una grande area di sviluppo è stata quella degli incubatori di impresa. Noi credo che forse abbiamo avuto il primo incubatore di impresa, che era Tecnopolis, poi però credo che sia un po' imploso ed oggi fa un po' fatica, no? Rispetto anche alle attività, che è quindi più un luogo che non un incubatore. Ecco. Però il tema è che normalmente proprio perché è molto difficile la prima fase di sviluppo imprenditoriale nelle start-up, diventa anche importante un periodo in cui comunque determinate cose nascono anche in luoghi dove uno si scambia delle idee, capisce come vanno certe cose, sviluppa anche come andare verso un discorso di definizione di un business plan. E quindi che cosa accade? Che normalmente gli incubatori lavorano su realtà che hanno già partecipato magari a bandi e che hanno messo a fuoco un'idea di business che
integrano all'interno, questo è anche solo per una questione legata al consolidamento di quelle che sono delle basi, lavorano appunto nello sviluppo e cercano di dare servizi networking per migliorare comunque la capacità di arrivare su due cose. Uno, favorire connessioni con le imprese. Due, favorire il fundraising, quindi la capacità di andarsi a prendere i soldi attraverso contatti con altri interlocutori che sono a questo punto finanziari. Ora, credo che andare a guardare questo nell'ottica di quello che può rappresentare l'esperienza internazionale ci porta a dire che ci sono fior fior di incubatori nel mondo, cioè moltissime realtà nascono anche dal fatto che a un certo punto, oggi più che da altre parti, più che in altri periodi, si è andati a sviluppare sempre di più questo desiderio, se vogliamo, di costruire comunque imprenditorialità e quindi esistono questi incubatori. Lo vediamo sicuramente in tutta la parte americana, dove l'idea imprenditoriale è un'idea che storicamente c'è sempre. L'imprenditore è comunque considerato la persona che fondamentalmente è quello di successo, è uno che ha sempre idee in più e che in qualche modo sviluppa per certi versi anche un'idea a vantaggio degli altri. Mi diceva un mio amico americano che, ad esempio, loro nascono dalla cultura delle avventure di Huckleberry Finn, di Mark Twain, no? In cui fondamentalmente. Cioè, questo ragazzo a un certo punto finisce presso dalle parti di una cittadina e si trova vicino a una persona che gli dice se vuole dipingere la staccionata. E lui dice: quanto mi dai? No? E lui dice: ti do X dollari. Al che lui che cosa fa? A un certo punto, la prima cosa che fa questo ragazzo, trova un altro ragazzo più piccolo, gli dà la metà. E fondamentalmente lui si va, non dico a riposare, ma a organizzare le altre cose e quell'altro nello specifico sta sviluppando. Cioè, la mentalità imprenditoriale americana è una mentalità in cui fondamentalmente da subito devi generare queste attività, parte dal chiosco di limonate, dalle bancarelle, dalle attività, però fondamentalmente molto sviluppata. E l'imprenditore se fallisce, tutto sommato ha fatto esperienza. Noi invece siamo quelli che un fallito, è bollato a vita, cioè, quindi diventa tutto molto più difficile. Ciò detto, anche da noi esiste una struttura di incubazione e fondamentalmente esistono anche dei poli, secondo me, interessanti che rappresentano degli incubatori che operano in settori differenti e che in Italia sono anche dei poli di eccellenza di determinate attività. E che, perché no, comunque sviluppano sempre di più queste idee con grande determinazione. Se dovessimo in qualche modo provare a identificare le tipologie di incubatori, ci sono innanzitutto due categorie importanti, quelli non profit e quelli profit. Il non profit è quello che sviluppa a prescindere, no, l'idea di supporto, di vicinanza, di aiuto e quant'altro, quindi quelle idee di supporto e consolidamento dell'idea di business le fa con un obiettivo che probabilmente è più orientato agli aspetti diciamo istituzionali, di missione complessiva. Le università oggi, dicevo, hanno la terza missione, che significa come trasferire la propria ricerca all'interno delle aziende. E quindi questa terza missione porta poi ad avere un obiettivo che magari non è detto che si realizzi, però fondamentalmente comunque non orientato allo sviluppo di un profitto. Diverso è quegli incubatori che nascono con l'obiettivo del ti prendo, ti ospito e però ne prendo anche una parte importante di determinate attività e perché voglio essere socio e tu mi devi portare a profitto. Quindi la cosa è un po' l'una e l'altra. Dopodiché un altro elemento da considerare è se di fatto le scelte di innovazione nascono più propriamente con la
riferimenti a tutta una serie di, diciamo, di strutture di supporto che in qualche modo sostengono i costi di sviluppo oppure no. Cioè l'università normalmente quando realizza il suo incubatore lo fa più con l'obiettivo esterno, cioè le fonti di idee non sono mai, possono anche essere interne all'università, però normalmente sono molto molto più ampie. Un BIC, un Business Innovation Center, normalmente lavora invece su associazioni imprenditoriali, aree geografiche, capacità comunque di riuscire a dare determinati aspetti. Un incubatore di tipo profit lavora invece su un obiettivo in cui non c'è un obiettivo pubblico, c'è un obiettivo di sviluppo di idee che normalmente nascono dall'esterno e che magari a quel punto vengono prese in una fase, si dice seed, no, di sviluppo iniziale, in modo tale che io poi te le porto e te le faccio crescere in relazione a qualcosa di cui però ne detengo una parte. Ad esempio c'è a Milano Seed Lab che lavora proprio su questo, cioè è un incubatore che fondamentalmente entra anche nel capitale, supporta in tutta una serie di attività ed è specializzato su attività che sono all'inizio di un percorso di ciclo di vita, quindi fondamentalmente lavora praticamente su quel tipo di attività. Ci sono evidentemente poi una serie di altri incubatori che hanno invece delle finalità complessivamente diverse, a volte legate anche ad uno sviluppo di attività interne di fonti di idee che possono essere magari anche interne a certi business. Unicredit ha appena sviluppato un proprio acceleratore di impresa che fondamentalmente funziona come un grande incubatore che si chiama FinTech. Dove questo FinTech che cosa fa? In realtà cerca idee relative ad applicazioni sui servizi per l'intermediazione finanziaria e utilizza tutti i canali di Unicredit, in modo tale che Unicredit che cosa fa? Inizia a essere socio, inizia a dargli anche un po' di supporto, gli dà networking e prende delle idee che possono essere da chiunque in ambiti ICT, in ambito finanziario, in ambiti di sostenibilità complessiva, e quindi fa tutti i suoi contest, però non sono orientati a dare il premio da 5.000 euro, sono orientati a darti un ingresso in cui a un certo punto ti entra nel capitale Unicredit e ti porta avanti questa iniziativa come se fosse un'iniziativa che nasce in delle aree in cui anche l'ufficio te lo dà Unicredit, in una parte totalmente separata dall'Unicredit Tower, con l'obiettivo appunto di sviluppo e di incubazione di idee che forse all'interno dell'Unicredit Tower di Milano, il nuovo palazzo, non nascerebbero perché il bancario non è che proprio la persona più effervescente del mondo, cioè è uno che l'idea non è tantissima, adesso non vorrei dire male in una categoria intera, però non è che di fatto è la persona più imprenditoriale del mondo, è una persona che fondamentalmente sta allo sportello, fa le sue attività, fa le sue ore e quant'altro. Allora, quando hanno bisogno di sviluppare imprenditorialità, hanno capito che la devono fare una chiave esterna. Hanno preso, hanno sventrato un posto che era una vecchia filiale in Corso Sempione, l'hanno trasformato in un incubatore, l'hanno chiamato FinTech e lo utilizzano fondamentalmente per i loro fini, ma credo anche in modo interessante, perché credo che su una buona idea lì trova realmente una capacità di avere supporto al credito, sviluppo, mentors, networking e tutto quello che volete. Allora, che cosa accade? Accade che probabilmente ci possono essere tutta una serie di situazioni che portano ad avere comunque queste... questo sviluppo complessivo, però una modalità effettivamente su cui avviare delle attività sono iniziare a capire se uno ha, diciamo, trova spazio all'interno di alcuni di questi, diciamo, contenitori. Io sono stato ad esempio a
a Barcellona, dove c'è un bellissimo incubatore di tipo non profit della comunità, della municipalità di Barcellona, che si chiama Barcellona Activa, ed è un posto dove comunque diciamo, uno ha la possibilità di sviluppare la propria idea, di avere consolidamento, formazione, networking e a volte spazi in contesti che sono decisamente di tipo pubblico. Poi il tema è, evidentemente sono finanziati, hanno tutta una serie di aspetti, però a volte all'interno di questi, di queste palestre si mette a fuoco un'iniziativa e si capisce se c'è qualcosa che merita uno sviluppo ulteriore. Ecco, questa è la parte che può essere nell'ottica degli incubatori. Gli investitori istituzionali e i diversi altri operatori, in realtà sono altre categorie che in qualche modo dobbiamo considerare. Tra questi, secondo me, un aspetto che spesso si sente, so che conoscete, sono gli angels, no? Ecco, gli angels non sono quelle persone che normalmente stanno in mezzo alla strada a Milano ad aiutare i poveri, perché sono anche quelli che hanno un cappello rosso e fanno questo tipo di attività. Il business angel è normalmente invece un po' uno speculatore, mettiamolo così, però l'investitore privato fa parte di network. I network sono, ce ne sono due forti, in Italia c'è ad esempio IBAN, che è Italian Business Angels Network, in Europa ce n'è un altro che si dice sempre IBAN, ma European Business Angels Network, beh, la I e la E, e quindi fondamentalmente diciamo, si leggono uguali ma sono diversi. E cosa fanno i business angels? I business angels lavorano sostanzialmente su una idea di supporto utilizzando per certi versi uno la loro consapevolezza e conoscenza degli aspetti dei business e in realtà funziona così, sono dei network in cui magari IBAN è fatto da che ne so, 200 investitori che in realtà possono essere interessati a una certa iniziativa. Allora uno dei business angel prende un'iniziativa perché la raccoglie tra i diversi incubatori, tra diverse competizioni, la porta all'attenzione di un consiglio che in qualche modo valuta se questa idea è interessante, se questa idea è interessante la riporta a questo punto ai 200 investitori che magari dicono volete investire in questa idea? E quindi funziona un po' così, cioè nel senso che fondamentalmente è un network di investitori che magari mette anche solo 50.000 euro, 100.000 euro, però siccome sono 200, 300, allora se iniziano a mettere l'uno e l'altro, questa cosa qui prende forma e si sviluppa con un buon capitale che può essere insomma su tagli vari. In realtà di solito, siccome questi operatori fondamentalmente la media dell'operazione è più o meno sui 100.000 euro, 200.000 euro, quindi non sono operatori che diciamo arrivano a darti capitali infiniti, però è un modo anche per riuscire ad avere un primo passaggio. Di questi l'exit loro come lo valutano? I dati riportati dall'IBAN dicono sostanzialmente che comunque un 37% dei business fondamentalmente va in plusvalenza, un 13% va in recupero dell'importo investito, un 25% va in perdita di tramontare, l'altro 25% in perdita parziale. Quindi un buon 50% di queste iniziative non è che proprio nell'exit funzionano granché, però in generale è comunque un elemento interessante da tenerne conto. Tutto capitale di rischio quello? Questo è tutto capitale di rischio, lo mettono capitale di rischio. Poi mettono magari anche il fatto di qualche connessione, entrano dentro e avendo magari qualche amico in banca, in qualche altra banca, un altro pezzo di altre cose, se le fanno finanziare da altri. Cioè non è che proprio... Cioè, l'altro 25 che manca va in, non c'è scritto, però va in perdita parziale, cioè non perdo il totale perché fallisce, ma perdo perché esco magari prima e ci ho messo 50.000, ne esco a 20.000, non lo so, ecco, cioè perdita parziale. In Italia, a dire la verità, non è che proprio funzionano granché,
cioè sono molto dei club, girano tanto, interessante, però insomma fa fatica. In America sono se vogliamo, il primo gradino con cui si viene valutati quando un'idea esce da un campus universitario. Cioè, diciamo ieri, le idee nascono nei garage, no? O nelle, oggi nei grandi stanzoni dei laboratori dell'università. A Boston pullula di posti che si chiamano Innovation Center, dove fondamentalmente ti do uno spazio, una scrivania, una cosa, quello e quell'altro, inizi a lavorare per la tua idea, innovazione. Quindi il primo passo è l'incubatore, il secondo spesso è l'angel, che è un investitore privato che capisce quelle 3-4 cose, si prende e fondamentalmente cosa fa? Le prende non per tenersele tutta la vita, ma perché non avrebbe i soldi, perché non è un investitore istituzionale, è uno che magari è un bravo professionista, una persona un po' ricca, cioè qualcuno di questo tipo. E li porta, vediamo se sta qua, ai venture capitalist, che sono quelli che non prendono mai quello che è seed, cioè quello che ancora non ha sviluppato la propria struttura organizzazione, perché dicono è troppo difficile per me entrare in una struttura che ancora si deve definire, non ha un'organizzazione, non ha un prodotto vendibile, non ha ancora. Allora, le fasi, giusto per riportarle, sono. Cioè, per ritornare a un filologico, fabbisogno finanziario, questo fabbisogno finanziario lo copro con mezzi di terzi o mezzi propri? Mezzi di terzi, bene, ma difficile, mezzi propri funziona così, che in un istituto, cioè in un contesto, diciamo, che funziona bene, americano, esiste l'incubatore, profit e non profit, boh, non lo so. Da quelli non profit ci passano un po' di angels, l'angels si tira via, sviluppa la parte seed, scusate tutte queste però il meccanismo è americano, quindi lo definiscono loro il linguaggio, non è che posso cambiarlo, e quindi dal seed, no, vado al venture capitalist, che è uno che però che fondamentalmente che fa? Quello non è la banca, è uno che è uno scommettitore di professione. Cioè dice, questo è un business su cui voglio entrare, mi piace, no? Allora, cosa fa il venture capitalist di solito? Prende delle iniziative che in qualche modo hanno una buona struttura complessiva, che non sono già sviluppate perché sennò non avrebbe senso tenerle. Nell'ambito di questi venture capitalist, ti do anche diverse ondate di finanziamento. Quindi inizio a darti, non so, entri nel mio gruppo di business, ti do 500.000 euro. Allora, la prima ondata mi dice anche come li stai spendendo. E allora nel frattempo ti ho dato 500.000 euro. Sto iniziando, ho messo una persona nel consiglio di amministrazione perché comunque ti ho dato 500.000 euro e quindi voglio vedere che cosa ne fai. Magari ti aiuto in qualche networking vario e quindi ti supporto su certe attività per riuscire a fare. Quando tu hai finito questi 500.000 euro, francamente dipende dall'entità del business, però è facile finirli su certi business tecnologici. Allora che cosa faccio? Inizio a dire te ne do altri, ma il numero di business che a quel punto si appendono sono molto più forti. Cioè, ci sono alcuni business che finiscono per non andare avanti in questa e quindi devono trovare la loro strada o finire a perdita di capitale o quello che è. Allora, in questo stadio di avanzamento, i venture hanno dei soldi loro, li mettono dentro. Sviluppano con una certa diciamo sintonia per fasi, valutando ogni volta quanto portare avanti. Una delle cose, ad esempio, che è andata avanti su questa strada in Italia si chiama The Orbit, e una delle cose che fa è andare a recuperare i satelliti che sono rottami spaziali e quindi fare il The Orbit, cioè prendo quel satellite e lo riporto a casa perché
perché magari ha tutta una serie di elementi che poi mi servono per essere messi a posto, studiare, comunque mi crea troppo casino avere questi satelliti che girano dappertutto, no? Cioè ogni volta ne sparo perché poi le tecnologie cambiano, ne devo sparare ancora e quindi il mondo è pieno di rottami spaziali, no? Questa azienda che si chiama The Orbit è un'azienda che è passata da un'idea iniziale, poi ha trovato un angel, l'angel l'ha portata a fare comunque uno sviluppo all'interno del venture capitalist, il venture capitalist gli ha dato fiducia e oggi è andata a una seconda, no, rifinanziamento e quant'altro. Cioè ci sono delle idee che in qualche modo si sviluppano così. In Questo è successo in Italia. Italia, a Milano, Con con finanziatori italiani. Ecco, un'altra realtà interessante è Venture Capital ci ha messo i soldi e siccome che cosa accade? Che se l'idea è interessante e cresce, io non è che ogni volta devo mettere i soldi, perché i soldi li ho messi all'inizio e poi li faccio mettere alle banche e poi cresce e quindi il business inizia a generare una serie di... Il valore cresce, io rivendo. Quando ne esco in vari modi, o perché c'è la quotazione o perché la vendo a un'azienda che fa aerospaziale che non avrebbe avuto nessun desiderio di investire tutti questi soldi in sperimentazione e gli dico, vabbè, sai che ti dico? Dammi 2 milioni di euro e ti do tutto il know-how relativo a questa attività. Ti vendo l'azienda, tu te ne fai quello che vuoi. E quindi fondamentalmente... Il venture capital cerca un exit che è normalmente collegata a una strategia che la migliore è portarli verso la quotazione, no? Gli IPO, no? Queste attività, e quindi la migliore è quella, però magari ti trovo un partner industriale che invece è interessante, allora ti vendo la cosa, cioè non posso tenermi in portafoglio un'attività a vita, io non sono un gestore di business. Un gestore di innovazione e quindi prendo, faccio quello, metto dentro e riprendo i soldi e li rimetto in un altro business e pian piano questi soldi che sono di imprenditori privati, nel momento in cui faccio i miei conti dell'anno, dopo X anni inizio a dare ai miei finanziatori, che sono imprenditori privati, un risultato che normalmente essendo comunque su attività rischiose ha dei rendimenti decisamente superiori a lasciarli in botte. Questo è un po' l'obiettivo. E per l'investitore privato lui mette 100.000 euro, non emette, cioè, ne mette 1 milione, però magari su realtà che ne investono 30 in tanti business. Quindi frammenta il suo rischio perché anziché metterlo in una sola impresa su cui lui ci crede tanto, lo mette in un fondo diversificato che magari è destinato a crescere. In Italia ci sono dei signori che di soldi ne hanno fatti tanti in passato e che in qualche modo ragionano anche così, non è che non sono tanti. E a volte con questa enfasi sull'imprenditorialità si rischia di fare dei buchi pazzeschi e quindi poi ci sono molti imprenditori che sono stati scottati da quella curva di caduta del 2001, perché nel 2001 questa cosa andava fortissima. Solo che a un certo punto, anche se io prendevo una cosa che si chiama VC e scrivo VC.net, la quotavo, no? Cioè, adesso scherzo, però fondamentalmente, cioè, se prendo un cesso e lo trasformo in una cosa internet, era una cosa bella. Francamente, questo non rappresenta un buon modo per stimolare un investitore. Ci sono persone, famiglie, imprenditori che hanno perso un sacco di soldi nel 2001. Vagli a dire nel 2011 o nel 2015 ridammi ancora. Cioè, insomma, è diverso che la realtà americana dove prima le cose sono state fatte con un po' più di criterio e poi c'è stata più esperienza. Quindi venture capitalist, ok, disinvestimenti, fasi, eccetera, eccetera, crowdfunding, tutti ne parlano, bello, bellissimo,
Cosa vuol dire il crowdfunding? Vuol dire finanziamento dalla folla. Quindi vuol dire che a un certo punto che cosa faccio? Parte l'idea del business e questa idea del business io la porto su una piattaforma in cui magari a un certo punto noi crediamo che questo progetto, proprio noi, non i ricchi, quelli di venture capitalist, no, cioè noi di questa, diciamo che magari 200 euro su questo progetto glieli voglio mettere. E allora che cosa faccio? Metto su questo progetto un chip di 200, 400, 500 euro, che per me però magari possono essere anche tanti, che però possono diventare una grande cosa nella misura in cui... Allora, il crowdfunding funziona su un concetto in cui di fatto, e in America funziona praticamente così, in Italia siamo proprio agli albori e con rischi anche molto alti, però è un tema interessante perché fondamentalmente c'è una piattaforma che mi gestisce l'idea di questo tipo di investimento, dove la cosa può partire dal concetto di donazione, e quindi è bella e meritevole, e quindi dono a Embrace per comprare un pezzettino, che ne so, di cose, quindi nell'ambito proprio degli aspetti non profit, di ONG e di capacità, quindi va anche nell'ottica di finanziamenti totalmente orientati, quindi sono piattaforme più orientate sul concetto del dono. Ci sono piattaforme orientate sul concetto del compro la tua idea quando si realizza, e quindi ho una bellissima idea di fare una maglietta di Andy Warhol fatta così, no? Per realizzarla ho bisogno di 10.000 dollari o di 1.000 dollari, quello che è. Me ne compri una a 20 dollari? Allora io dico sì. Se tutti arriviamo, no, a fare 20 per 50, cioè ho 50 magliette vendute, a quel punto il deal va, e quindi fondamentalmente mi staccano i 20 dollari e io ho a casa una maglietta. Cioè, quindi non è la mega imprenditoriale, è un progettino, però stiamo parlando. Oppure c'è il concetto proprio crowd di finanziamento più orientato su piattaforme, però ancora in Italia lavorare sul concetto di entro nell'equity non esiste, e quindi insomma bella sperimentazione, ma grande attenzione. Le leggi sono, è quasi vietato, passa, fate una legge per cui solo le banche possono investire più di tanto. Appunto. Assolutamente. E quindi non è una cosa che, cioè, se ne parla tanto, bello, bellissimo, però poi riportiamolo un po' sulle, cioè, se a me servono x mila euro, che, dove questo x mila vuol dire faccio la maglietta o faccio il prodottino, e allora ci può stare. Lì c'è ad esempio Sì, tipo. Sì, secondo me è tipo nel concetto della donazione. Nel concetto della donazione è legale. Nel concetto nel concetto del crowdfunding, inteso come microprestito, le banche stanno già lavorando e c'è questa idea del microprestito. Nel concetto del ti do soldi di tipo equity, quindi entro nel capitale, in Italia non esiste, e anche all'estero fanno un po' fatica ad avere queste strutture in cui fondamentalmente si arriva. Considerate che fondamentalmente la tecnologia per gestire questa cosa qua c'è, non è altro che la tecnologia di Groupon, cioè il deal parte quando si supera 50 persone che hanno comprato quella cosa lì. Cioè, e lì il progetto parte quando 50 hanno espresso che ti do 20 dollari per... Cioè, la tecnologia è l'ultimo dei problemi. Il problema è regolamentare. Allora, ho dato un po' un momento di sintesi. Qua trovate tante cose.
Per capire esempi di piattaforma, Kickstarter. Kickstarter è una di queste cose qua che vi dà un'idea molto... Non so se questo è collegato a internet. C'era un tempo in cui simulare il concetto di scrivere era così. Oggi simulare il concetto di scrivere è così. Cioè, è cambiato proprio, eh? Cioè, nel senso... Kickstarter, voilà, che in Italia c'è, credo. Sì, sì. Questi sono progetti, questa è una piattaforma di... Cioè dice, voglio fare una cosa di questo genere, me la finanzi, voglio fare... però sono orientate sul o microprestito o donazione. Questo è videopoker. Dei contenuti. Sì, grazie. Sì. Allora, facciamo così. Ho capito come fare un business plan. Ok. Okay. Partiamo, c'è l'idea, mi piace, riesco a mettere su un business plan, riesco a... Teoricamente funziona. In Italia dove trovo e come trovo un finanziamento, diciamo, affidabile, o comunque qual è la strategia per trovare i soldi per partire con una startup, partendo dal presupposto che siamo in Italia ed è una startup? È una grande domanda, perché il problema del perché cadono le startup non è perché non ci sono idee, è perché manca la capacità di costruire una fase che porta a strutturare queste idee in modo... Perché se uno diceva l'idea di Zuckerberg di fare una, non so, un elenco di persone che... No, diceva, è una grandissima fesseria, probabilmente sarebbe morta all'inizio. Poi però se invece lì c'è una cosa universitaria che ti inizia a dare forma, c'è qualcuno che... istituzionalmente dice no, questa cosa è interessante, allora me la prendo, c'è un investitore privato che ci mette i soldi, allora questa cosa si sviluppa. Allora questo è tipico di un modello che ad esempio funziona ad oggi in un contesto nord europeo. Berlino è la capitale delle start-up perché in realtà alla fine le persone che erano, diciamo, artisti o disoccupati si sono reinventati un posto di lavoro, hanno trovato un contesto di sviluppo, perché lì c'è la grande Germania che si riuniva, tutta una serie di iniziative da fare, in realtà sono persone che sono diventate milionarie, no? Da essere artista o disoccupato, facendo un'iniziativa in cui però le banche hanno dato supporto, lo Stato ha dato supporto. Allora, noi siamo in un contesto dove andiamo in banca e ci arrestano, cioè è facile che... mi suona qualche cosa prima ancora che entri, nel senso che rimango chiuso tra le due porte e inizio a togliermi gli orologi per capire come entrare. Non so, scherzo, però il contesto bancario è molto complesso e l'interlocutore bancario è veramente difficile. No, come il mondo statale ci prova e c'è grandissimo favore a farle, poi però le fa nella maniera statale. E quindi che cosa rimane? Rimane fondamentalmente l'imprenditore privato. Rimane, secondo me, un canale che... Dove lo trovo? Benissimo. Rimane un grande buco che è quello della capacità di creare un mercato interessante che a questo punto è tra idee imprenditoriali che hanno bisogno di partner e imprese che esistono e che magari hanno bisogno di innovazione, esattamente come Unicredit si crea con il suo FinTech Lab. Solo che Unicredit è grande e può fare quello che vuole. Allora uno dovrebbe pensare a come riuscire a generare un mercato in cui esiste un fitting tra idee e imprenditori che magari idee non ce l'hanno più. So se... No, e quindi... il tema è il motivo per cui noi siamo al 4% di sviluppo delle nuove idee e di quel 4% il 70-80% collassa nell'arco di 2 anni,
è legato a una mancanza non di idea di sviluppo, ma a una sostenibilità proprio di quella fase, che è la fase più critica. E mi dispiace dire che l'unico modo per fare è quello, a volte, di trovare dei contesti oggi in cui ci sono diverse persone che passano tra questi lab, iniziative, bandi, eccetera, eccetera, a caccia di idee. A volte ne prendono qualcuna e magari riescono a crederci in modo interessante, però non è ancora strutturato, ecco. Cioè non c'è ancora in Italia una cosa strutturata e se devo dire il contesto di Milano negli ultimi 3 anni è un contesto radicalmente diverso, dove comunque c'è molto più capacità, interesse, desiderio e c'è molta più competenza da parte anche degli operatori a valutare queste idee imprenditoriali, cosa che in realtà, non dico che nel 2001 era, quando dicevo Vicinet, era perché tutto si finanziava purché fosse internet. Oggi c'è molta selezione, capacità, raffinatezza, desiderio di, e ci sono anche tante bufale che uno si prende quando non capisce bene il business. Allora, proprio per questo, questi operatori stanno iniziando a lavorare molto su questa cosa qua, del capire come costruire questo aspetto. I venture in Italia funzionano pochino, quindi dire... E allora, se uno non trova un intermediario finanziario specializzato, forse è più importante trovare, rispetto a quel tipo di business che io sto svolgendo, un'azienda che solo per sviluppare quel tipo di ricerca, di innovazione e quant'altro, e che quando vede il prodotto che funziona, c'ha già una rete di vendita, c'ha già cioè sa già chi venderlo, come fargli il sito internet, queste cose qua e va via. Allora, questo è il meccanismo, diventa difficile pensare, altrimenti dobbiamo lavorare su micro iniziative che trovano però a quel punto uno sviluppo interessante ma più locale. Iniziative di servizio basate su piccole cose in cui fondamentalmente riesco a rientrare qui dentro. Voglio fare, non so, nel Salento una nuova piattaforma che magari lavora su determinati livelli di generazione, tipo l'Airbnb del Salento, e che mi gestisce tutte le varie masserie, questo e quest'altro, francamente ancora non c'è. Allora dico, quanto costa farlo? Costa il tempo che uno ci si mette lì a fare. Le piattaforme esistono, una roba internet del genere si fa, voglio dire. Allora il tema è quanto costa commercialmente, quanto posso... Cioè, sono investimenti che sono micro iniziative, cioè non stiamo parlando. Diverso è dire faccio, non so, e sviluppo realmente un sistema che fa il discorso, come dicevo prima, del Deorbit, oppure un altro sistema che è di una mia studentessa di Milano che adesso fa l'imprenditrice seriale, che ha insieme ad un'altra persona, sempre di tipo medicale, ha sviluppato questa società, ha vinto un premio, è andata alla Silicon Valley, l'ha messa ancora sul Neuron Guard, che è fondamentalmente uno screening medico della parte, quindi proprio diagnostica medica della parte del cervello, di tutta una serie di cose per diagnosticare in modo precoce tutta una serie di malattie. Il finanziatore è partito dall'Italia, Seed Lab, che sta funzionando benino, che è una lavora su Seed, quindi proprio su quella parte lì, e poi Seed là, loro hanno fatto un contest, cioè un premio per andare a fare una settimana in America, 15 giorni nella Silicon Valley, per mettere a punto il progetto, poi sono ritornati, ne hanno messo a punto altro, quelle sono delle cose che a un certo punto, nel momento in cui io riesco a fare un po' di rassegna stampa, sento che il mercato è un mercato potenziale interessante, capisco che esiste la possibilità, allora questo inizia a dire perché no, entriamo con una quota.
Poi tanto il tema è che quando servono soldi per lo sviluppo, se anche entro all'inizio, può darsi che non ci sia per tutta la vita, perché dipende anche dalla capacità che io ho di sostenere certi investimenti, altre attività, questo è tutto da vedere. Però. Quindi la domanda, io non ho una risposta e credo che a livello italiano sia abbastanza complesso dare una risposta. Posso dire che a livello del progetto che come LUM IAMB abbiamo presentato e che è arrivato prima in regione per l'acceleratore di impresa, c'è al centro l'idea di fare networking, quindi di dire che cosa devo fare. Sì, faccio un po' di formazione perché questa è la mia istituzione, cioè devo fare la missione istituzionale, fare formazione, però poi comunque l'obiettivo è cercare di creare servizi per imprese che esistono e che hanno 48 mesi, fino a 48 mesi, quindi sono in una fase difficile, e attraverso un po' di networking, magari a quel punto, con imprese che, quindi ad esempio abbiamo messo nel comitato strategico anche, non so, con FAPI, Confindustria, LegaCoop, altri, perché magari loro possono essere dei veicoli per creare dei brainstorming lab in cui l'imprenditore porta la sua idea e quindi queste imprese vengono, e dall'altro lato esiste magari qualcuno che sta lì a sentire e gli dice no, questa idea è interessante, perché non farla insieme? È una speranza, però intanto muoviamoci. Va bene, sono le 6 e qualche minuto. Io vi ringrazio, ho il percorso che abbiamo fatto, un percorso in cui ieri abbiamo messo gli aspetti qualitativi, oggi c'è stato un po' di riflessione quantitativa, non per dare un messaggio tecnico di come si fanno le cose, ma di capire quanto è importante che persone che hanno un'istruzione tecnica dominino lo sviluppo della parte di business plan anche dal punto di vista quantitativo, perché altrimenti sono due cose che tendono a non dialogare tra loro, e un investitore che vede questo non dialogo, la prima cosa che fa è che si spaventa e dice io non ci metto mai una lira in una roba che non è dominata dalle persone che la stanno pensando e sviluppando, e non è una cosa che può fare un commercialista o un laureato che sta lì e che semplicemente prende tre idee, le raccatta e le mette lì. Un piano di business deve essere assolutamente legato a degli altri aspetti. Le slide ve le mando domani a Danila e direi che quindi diciamo questi due giorni sono... Grazie. Grazie a voi.